organizzato e soprattutto abbiamo visto nella partita di Roma non disdegna il fatto in attacco 4-3-3 speculare per Rino Gattuso che torna un po' facendo un ottimo campionato italiano, è riuscito a dar compattezza e serenità a questa squadra che magari sulla carta inizia di quelle candidate alla retrocessione. Krapikas, portiere altissimo lituano. La difesa, Ismail in particolare, poi il tiro che arriva da fuori, Krapikas, ancora batti e ribatti e Koulibaly va a bersaglio per il Napoli al quinto minuto di gioco. Su questa serie di rimpalli, di palloni sporchi, Krapikas salva sotto la traversa, ma in pratica rimette in gioco il Napoli, ne approfitta Koulibaly. Dal sottolineamento giornalistico di Paolo Ciotti con Fabio Gallo alla segreteria organizzativa, torniamo, andiamo. Subito Gelischi a cercare lo scatto di Lozano, questa volta sembra posizione regolare, il messicano contro Krapikas e la rete di Lozano. Il raddoppio del Napoli, si avvia a centrocampo il Lozano per bucare la rete dello Spezia, 2-0. Non un'ottima lettura da parte della difesa dello Spezia che in questa rimessa laterale caso ci fosse veramente millimetrico. Eccolo qui lo scatto di Lozano che prende bene il tempo a tutta la difesa. Da rivedere eventualmente la posizione proprio di Lozano. Del suo destro in fondo al sacco, nulla da fare per Krapi, partito in linea con Dari, potrebbe essere veramente qualche centimetro al di là, vedremo il silent check al VAR Nasca, ma il gol viene convalidato, 2-0 dunque. Vediamo intanto, e questa è il fermo immagine che ci dice la posizione di Lozano regolare. Poi fuori Politano, a campo ancora va Elmas in pressione, poi Lozano in raddoppio toglie la palla al giocatore dello Spezia, ancora Lozano che si sta facendo apprezzare in destro, poi il lancio per Politano nel cuore dell'area, l'appoggio per la rete del Napoli, è stata lasciata la libertà assoluta all'attaccante del Napoli, 3-0. Terno opposto è sempre una situazione difficile perché tendi a non scappare prima, altrimenti tieni in gioco tutti gli altri. E è una posizione molto difficile perché oltretutto a rete. Diciamo che sta dando spazio, ma il Napoli interrompe l'azione e Insigne da metà campo prova di poco alta questa conclusione con il portiere lituano costretto a rincorrere. Ha avuto tutto il tempo di controllare. Ancora il Napoli in avanti, il colpo di testa di... Quando dicevo adesso che la squadra era comunque molto aperta, ce l'ha troppo lo Spezia, dobbiamo andare al tiro anche noi, dice. Yusai fa viaggiare Lozano, si alza la bandierina di Galletto per segnalare la di Lozano. Il Napoli è arrivato comunque al gol, ma tutto nella parte destra. Lo Spezia ha difficoltà ad andare a prendere Elmas nel momento in cui suo tocco di petto per allontanarsi, lascia palla ad Elmas, il diagonale, la rete, poi il taglio di Politano che porta via dell'orco e lascia tutta un'autostrada in maniera praticamente tranquilla e mettere la palla in rete. 6 cambi e 6 sostituzioni operate dalla squadra della Roma. Dalle parti di Lozano che controlla bene il pallone nonostante alle sue spalle vada in pressione Napoli, ovviamente poi gioca anche in nazionale, quindi ha bisogno di recuperare unità.